Bene, bene, allora salutiamo e ringraziamo il dottor Adelio Gravi, buongiorno. 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 Allora, questa volta il disturbo perché abbiamo fatto nella fase 1, si è parlato insomma dei problemi di quella fase, e adesso fase 2 abbiamo altri problemi, uno dei quali non pensavo che ci fosse invece. Tanti italiani non hanno approfittato, no, di questo momento di libertà, eh? Hanno paura ad uscire di casa, fanno fatica a riadattare la propria vita a una nuova routine, diciamo. Non so se a te risulta, però sembra che il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia detto che in Italia addirittura c'è 1 milione di persone con questi problemi. Prego. Sì, dunque, allora, abbiamo altri problemi, dici tu. In realtà non ne abbiamo degli altri, ne abbiamo uno in più. Noi il primo problema che abbiamo avuto è stata la paura. Abbiamo avuto paura di ammalarci. Abbiamo avuto paura di morire perché insomma quello che si percepisce insomma dalla comunicazione che ci viene fornita. E poi c'è stato il periodo delle ristrettezze e lì abbiamo avuto il problema di gestire una condizione assolutamente nuova, che ci ha portato altri problemi, il problema dell'isolamento, il problema di dover gestire una vita in maniera assolutamente inusuale e molto faticosa. Qualcuno l'ha presa meglio, qualcuno peggio, come sempre, però è indubitabile, fuori discussione, il fatto che questa necessità di dover essere ristretti in casa ha aumentato di molto il livello di tensione, quindi la nostra capacità di reggere livelli di tensione piuttosto alti. E a questo punto il livello di tensione non diminuisce, aumenta. Aumenta perché? Perché in realtà dobbiamo perdere un aspetto che sul piano puramente simbolico, in realtà, perché cioè finché eravamo costretti a stare in casa, avevamo tutti i problemi, eccetera, eccetera, però avevamo anche un vantaggio, ripeto, puramente simbolico, perché in realtà dal punto di vista concreto non è che sia così chiaro, però insomma la sensazione che avevamo era quella che se stavamo a casa eravamo salvi. Sì, era una sensazione, infatti, però. Era una sensazione, perché in realtà poi non è esattamente così, però comunque anche per reggere, diciamo, quella condizione di tensione, ci siamo raccontati questa cosa, che c'ha un fondo di verità, per carità, però La casa insomma protegge, la casa no? protegge, la casa, cioè, finché sto a casa, chiuso in casa, non mi succede niente. E adesso non è più così, tra l'altro non è più così, ma non nel senso che, voglio dire, si può stare tranquilli perché non c'è più niente, perché siamo fuori pericolo. No, dobbiamo affrontare una realtà che è quella di quando si esce, fatta di mascherine, mica mascherine, si capisce niente, poi mascherine, non ho le mascherine, Guanti sì, guanti le no, levi i guanti, distanza. quindi dobbiamo affrontare in realtà una situazione che non è il ripristino della condizione precedente, No. ma è una nuova necessità di un nuovo Sì. adattamento. Sì. E questo implica un'altra fatica. Ci sono alcune persone, molte o poche non lo so, è chiaro che il mio punto d'osservazione è particolare, per cui io vedo le situazioni più problematiche, ovviamente, quindi non sono in grado di fare una valutazione obiettiva.
ma ci sono alcune persone che si ostinano, ecco, si aggrappano alla narrazione precedente, cioè sostanzialmente c'è qualcuno che dice: ma chi me lo fa fare? Mi è andata bene fino adesso, no? Esatto, chi me lo fa fare di affrontare di nuovo un altro problema? Certo. Me tengo quello che c'ho, tutto sommato. E quindi c'è una certa ritrosia a fare questo. Il problema fondamentale, quello che sta sotto a tutti e tre questi problemi che ho delineato, scusa, un sorso d'acqua. Sì, sì, prego, prego. Sì, perché poi dopo ti devo chiedere per i bambini. Perché per i bambini che già se sono adattati non vogliono uscire, questo mi preoccupa molto, però andiamo con. Dunque, dicevamo appunto degli adulti. Quello che sottosta a tutta questa faccenda è, se vogliamo ridurre, insomma, fare una sintesi su quello che in realtà è il problema di base. Il problema di base è il fatto che noi siamo stati tutti portati a fare un'operazione che normalmente chi la fa perché è malato. Mi spiego. Se noi prendiamo un disturbo abbastanza comune, che è il disturbo ossessivo compulsivo, come si chiama adesso, sì, prima si chiamava fobico ossessivo, noi cambiamo nome alle cose, no? Nell'illusione che cambiare nome cambi qualcosa, ma non è così, però vabbè, insomma, questo succede anche per i decreti. Non so se hai notato ultimamente, una parentesi, non so se hai notato, adesso danno i nomi ai decreti, no? Come se dargli un nome tu puoi digerire meglio, risolvesse il problema, insomma, no? Cioè, se io lo chiamo spazza corrotti, allora vuol dire che non ci sono più i corrotti. Poi non è vero, non è vero, però intanto sul nome, no? Sì, bene, bene. Spazza corrotti, cura Italia, insomma, no? È vero, non ci avevo fatto caso. Ci sembra che col nome di risolvere il problema, ma i problemi non si risolvono con i nomi, i problemi si risolvono in altro modo. Comunque, parte questo. Dunque, che cosa, qual è il meccanismo patologico che tutti quanti in qualche modo siamo stati spinti a mettere in moto, perché ce l'abbiamo tutti questi meccanismi, cioè chi li usa e chi non li usa. Il meccanismo patologico dell'ossessivo compulsivo è quello che praticamente ci si propone di avere un controllo assoluto della realtà. Cioè, praticamente io mi devo proteggere di fronte a qualunque possibilità di rischio. Sì, è così. Siccome questo non è possibile, e questa cosa, prima di questo periodo, chi non era ossessivo compulsivo lo sapeva. E quindi che cosa faceva? Andava in autostrada. Non l'ho capita. Andava in autostrada correndo il rischio di lasciarci la pelle. Capito? Sì. Perché si sa bene che andare in autostrada, insomma, ti esponi ad un rischio importante. Oppure che cosa faceva? Insomma, uno fa la sua vita correndo dei rischi. L'ossessivo compulsivo non è in grado di fare questo. E quindi cerca disperatamente qualcosa che gli dia la certezza dell'incolumità. Questo lo porta a fare delle scelte profondamente sbagliate, perché poi ci sono i meccanismi che più funzionano in questo sono i meccanismi di tipo vagamente come si chiama quelle del gatto nero, no? Superstizione? Cose vagamente tipo superstizioso, insomma, cioè attraverso una ritualità. Io c'avevo un paziente che si lavava le mani, all'inizio se le lavava, insomma, col sapone 20 volte al giorno, poi se le lavava con l'alcol, alla fine era finito per lavarsi le mani con l'acido muriatico. Questo aveva le mani completamente ustionate.
perché c'era l'ossessione di pulizia, no? Perché c'era l'ossessione di essere garantito rispetto alla possibilità di avere le mani sporche e avere quindi dei batteri o dei virus in mano. Cioè, adesso lo possiamo capire un po' meglio questo mio paziente, insomma, no? Perché in qualche modo siamo stati tutti spinti a fare un'operazione di questo tipo. Cioè andare cercare di ottenere in qualche modo una specie di garanzia di incolumità rispetto a questo virus. Dimmi. Questa cosa ha un presupposto e ha un unico antidoto. L'unico antidoto che questa cosa ha è essere disposto ad accettare un rischio controllato, un rischio razionale. Se tu ti ricordi all'inizio, perché poi sai, la comunicazione è importante in questi casi, e purtroppo la comunicazione è stata gestita veramente molto male. Sì, all'inizio poi. Ma no, forse all'inizio anche meglio. Cioè, che cosa ti ricordi? All'inizio si diceva, a parte il fatto, no, che come sempre succede qui, allora io mi regolo in questo modo per quanto riguarda i miei virologi di riferimento. Io apprezzo l'esperto che ha il coraggio di rispondere a una domanda, ha il coraggio di rispondere non lo so. Questo non lo so. Quello certo. È il mio, capito? Sì, quello sì. È il mio riferimento. Quelli che dicono non lo so, non è perché lo sanno, ma perché se lo inventano. Sì. Semplice. Cioè, prendono un aspetto e lo esaltano. E non vedono tutti gli altri. Allora, tu mi vuoi dire che tutta questa comunicazione caotica, fatta da persone forse non all'altezza, ha spaventato di più le persone? È stata una comunicazione che ha impaurito di più? Certamente, certamente, perché non avere un... Quando io ti dico noi dobbiamo imparare ad accettare un rischio controllato, noi non abbiamo ancora gli elementi per capire qual è davvero il rischio e qual è davvero il controllo. Certo. Dal punto di vista proprio razionale. E quindi che cosa prevale? Prevale l'aspetto non razionale, prevale l'aspetto simbolico. Sì. Io penso che so di una nonna che adorava i nipoti. Bene, in questa fase 2 non ce li vuole ancora perché ha paura. Questa è proprio irrazionale, una persona che era equilibrata. Pensa che paura ha preso questa. No. Sì, appunto, è la gestione della paura, però, capisci? Sempre il problema, non tanto la paura, quanto il fatto che appunto questa nonna è disposta appunto a inibire l'aspetto emotivo pur di garantirsi capito, il 100% dell'immunità. Ti dicevo, all'inizio si faceva un discorso un po' più serio da parte di quelli che appunto dicono non lo so. Una che dice spesso non lo so è Ilaria Capua, non mi dispiace come cosa, nella mia hit parade dei virologi, no? Perché poi adesso ci fanno anche le cose, fanno anche i sondaggi sui virologi, come con i politici. Ci sono dei sondaggi in giro, chi è il virologo che preferisce? Oh signore! Sì, ma siamo ormai sono diventati dei calciatori, insomma, i virologi diventati così, dei pippi baudi, insomma. Per carità, succede anche agli psicologi, sono sempre denunciato, questo lo sai, sono 20 anni che denuncio gli psicologi pippi baudi, no? Voglio dire, non è una novità. Allora, però qualcuno diceva, guardate ragazzi, che noi in questa fase abbiamo bisogno non tanto di azzerare il rischio del virus, quanto quello di diminuire la pressione sul sistema sanitario.
Ti ricordi che si diceva così all'inizio? Sì. Cioè dobbiamo stare a casa finché il sistema sanitario non, finché non si diminuisce. Cioè, sì. Non ci dobbiamo cercare di evitare di ammalarci tutti insieme. Perfetto, era questo, sì, sì, sì. Ecco. Allora, questo che cosa significa? Significa che non possiamo aspettarci di non ammalarci. Il problema era non ammalarci tutti insieme. Questo problema adesso pare che non esiste più, però. Questo problema pare che non esiste più, o comunque l'obiettivo di abbassare la pressione sul sistema sanitario è stato ottenuto. Ma nel frattempo, però, è prevalsa, infatti, su questo continuo rimandare, perché per fare questo bastava 2 settimane, 3 settimane, qui sono 2 mesi. Allora, perché? Perché piano piano invece questa narrazione è stata sostituita appunto dalla cosa che noi ci dobbiamo proteggere finché non arriva il vaccino, il famoso vaccino, oppure la terapia miracolosa. Sempre i miracoli, Sì. Ci parliamo in realtà sempre di simboli, cioè di reale non c'è niente. Però se di permetti, reale, sai che c'è? Di reale, sai che c'è? C'è che l'85% delle persone che si ammalano neanche se ne accorgono. Sì. C'è. Questo è il dato reale. Questo è il dato reale. Ok. Allora, che cosa quindi noi anche in questa fase dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di fare? Dobbiamo cercare di contrastare la tentazione della certezza assoluta, perché la certezza assoluta non ce la dà manco il Padre Eterno. È vero. Ok? Quindi il problema non è avere la certezza assoluta, il problema è cercare di gestire nel modo più razionale possibile, cercando di sapere, di avere delle nozioni razionali e non simboliche, sì. Quindi scremare da tutta l'informazione quello che può essere più razionale, ed è il fatto che questo virus, si diceva pure all'inizio, ma tanto di questo virus prima o poi, ti ricordi, ci ammaleremo tutti, sì, sì. Ti ricordi che si diceva così? Sì. L'importante è non ammalarci tutti insieme. E poi ecco, certo, è pericoloso per chi ha delle malattie, non è so. È pericoloso, ecco, per chi ha delle malattie, come tutte le cose, no? Certo. Sono pericolose per chi ha le malattie, e soprattutto era pericoloso perché il sistema sanitario non era in grado di garantire le cure. Quindi gli adulti dovrebbero iniziare a pensare un po' di più, no? Con la propria testa, non farsi influenzare più di tanto, gli adulti. Scremare un pochettino, non correre dietro, diciamo così, alle solite fazioni, no? Perché poi si creano immediatamente le fazioni, no? Allora io apro tutto, chiudo tutto, non entro dentro casa, no? Io faccio quello che cazzo mi pare. Secondo il partito, secondo il partito. Sì, anche secondo il partito. Allora, capito? Cioè, la fazione, non il pensiero critico, intendiamoci, perché il pensiero critico sì, ed è, deve essere esercitato sul piano della razionalità, sul piano della razionalità. Certo. La fazione è un'altra cosa, la fazione è una cosa che ci dà la sensazione, è come lavarci le mani con l'acido muriatico, ci dà la sensazione del controllo. Che controlla, invece dovremmo sapere che... invece non controlliamo un bene. Niente. La vita è rischio, capito? Da quando si alza a quando vai a dormire, la vita, ecco, è rischio. Ecco, allora, capito, tu stai dentro casa tutta la vita perché almeno non ti pigli il virus, te inciampi dentro casa, batti la testa e c'è le penne. E quindi hai risolto il problema, nel senso che non solo mori, ma si è gambato pure male.
Invece allora, un'altra cosa, scusa, questa mi interessa parecchio. Il fatto, dunque, l'adulto hai detto bene, insomma, abbiamo le capacità, gli elementi per poter ragionare, per poter capire. I bambini che si sono ormai adattati, grazie anche a queste tecnologie moderne, si sono adattati a sta casa e ci stanno bene. Come ci riportiamo fuori? Che nel parco devono essere distanziati, a scuola devono essere distanziati. Questo è un trauma per loro, ragazzi. E qui dove ci metteremo le mani non lo so. Dunque, allora, i bambini fanno quello che vedono fare agli adulti. Cioè, quello che noi dobbiamo comunicare ai bambini è innanzitutto il nostro modo di fare. Perché se noi comunichiamo, perché no, se noi sentiamo quello che ho detto prima, cioè questo bisogno di controllo assoluto, questo bisogno di controllo assoluto lo trasmetteremo anche ai bambini. Sì, sì. I quali crederanno, specialmente poi in una certa fase, gli è molto congeniale questa questione del controllo. Quindi qui si intreccia, qui, guarda, noi non quelli che stanno in televisione, ma io con i miei colleghi, non quelli che stanno in televisione, quelli che stanno, capito, sul pezzo, sul campo. Sul campo, in realtà, guarda, mi pare di essere tornato all'università, non ho mai studiato così tanto in vita mia come adesso. Per forza. Mi pare, perché è una cosa incredibile quello che stiamo imparando. Sulle persone? Sulle persone, certo. Sulle persone. E questo è un enorme esperimento sociale che se qualcuno l'avesse organizzato non gli sarebbe venuto così bene, o non si poteva fare, no? Quindi stanno uscendo fuori un sacco di cose. Allora, i bambini debbono essere, dobbiamo fare, cioè loro se ci vedono impauriti, ancorché preoccupati, ma sereni, nel senso di dire guarda, questa cosa è bene farla in questo modo, ma non perché sia, perché insomma è meglio farla in questo modo, loro ci vengono dietro. Se noi invece gli procuriamo, diciamo così, questa paura irrazionale, questo bisogno di protezione totale, allora anche loro faranno la stessa cosa. Allora io, per quanto riguarda i bambini, credo che bisogna, come dire, sempre spiegare come stanno le cose, ma non inter Milan, cioè praticamente quello che ho detto prima vale pure per loro, vale per i genitori, sì, va trasferito ai bambini allo stesso modo. Allora, se è solo che ci sono delle condizioni che questa cosa non la rispettano, perché se io non posso, cioè mi spiegate per quale caspero di motivo hanno aperto i parchi ma non i giochi. I giochi, pensa che, terribile, è sadismo quello. Perché? Come fai a spiegarlo a un bambino questa cosa? Appunto. Ma non perché sia difficile da capire per un bambino, ma perché è una stronzata. Sì, bravo, è una stronzata. Perché? Allora come fai a far capire un bambino una stronzata? Guarda che difficile, I bambini sono mica scemi, sono piccoli, mica sono scemi. Allora, se vuole fare l'altalena, qual è il problema? Ogni volta dovrebbero disinfettare l'altalena, i giochi, bisogna disinfettare ogni volta. Quindi questo significa che disinfetta i negozi, disinfettano ogni cliente che entra. Ma perché? No, spiegatemelo, perché non lo capisco. Ma certe decisioni, cioè ogni cliente che entra, cioè deve pigliare un cliente ogni mezz'ora, perché fra un cliente e l'altro ci dovrebbe essere la sanificazione, cioè viene naturalmente quelli pagati per sanificare. Sono,
che sono gli unici che possono farlo, perché te lo devono certificare, perché non lo puoi fare da solo, ci deve essere quello. No, Adelio, adesso no, mi sembra di no, sotto questo aspetto te lo puoi fare da solo, però. Sì, vabbè, ho capito, però io non mi pare che ogni volta che io vado a prendere il pane tra un cliente e l'altro, chiudono il negozio e sanitico. Allora, credo che un'altalena, possa anche essere sanificata una volta al giorno. Sì, certo. Credo, Sì. Ecco. Purtroppo quando io dico che tutto ci porta verso una condizione per cui siamo appunto costretti a elaborare una struttura ossessiva compulsiva, mi riferisco a questo, perché ci sono delle cose che non hanno senso. Sì. Perché io non posso andare fuori regione? Perché? Per quale cazzo di motivo? Ce vado con la mascherina, con lo scafandro, ce vado. Sì, ma sì. Voglio dire, qual è il problema? No, cioè, è ci che sono delle cose che sono irrazionali, sono simboliche. E siccome noi siamo guidati sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di vista politico, da personaggi che perseguono il simbolismo, lo slogan e non la concretezza, e allora questa patologia, questo disturbo ossessivo compulsivo è ormai dilaga dappertutto. Ma da chi prende decisioni io mi aspettavo un po' più di equilibrio, no? Perché non se c'è, tu non, me non spaventi le persone, già sono spaventate da su, dice, no, insomma. No, non ce l'hanno l'equilibrio, perché noi queste persone le abbiamo messe lì partendo dal presupposto che dovevano mandare a fanculo le persone. E quindi la nostra selezione. Sì. Abbiamo selezionato una serie di persone capaci di mandare a fanculo, e questo sanno fare. Però, possiamo chiedere adesso di fare altro, perché sono state votate per mandare a fanculo gli altri. Adelio, un attimo. Non è solo il politico, perché la classe medica, io tutti i medici che conosco, infermieri, la pensano esattamente, cioè hanno una paura loro, forse perché sono stati a contatto con chi è morto, con gente insomma malata, e la pensano così, bisogna stare attenti, bisogna, capito, fanno lo stesso discorso. Allora lì io subiscono lo stesso tipo di processo di processo patologico. Subiscono lo stesso tipo di processo patologico. Perché poi adesso, no? Cioè, voglio dire, molti reparti di terapia intensiva sono stati dismessi. Ormai in terapia intensiva ci stanno pochissime persone. A Civitanova ce ne sta tre persone. Appunto. Quindi voglio dire, che dobbiamo aspettare per poter fare l'altalena? È quello, ma certo. Quando è che possiamo fare l'altalena? Quando non ci sarà più in circolazione nessun virus? Impossibile, noi impossibile. Conviviamo con miliardi di virus. Sì. Molti dei quali alle persone anziane come me e te le ammazza. Ai bambini no? E certo. Ai bambini, qualcuno anche ai bambini li ammazza. Perché voglio dire, te metti un encefalite lì, come si chiama? Quindi voglio dire, allora c'è una razionale probabilità, e quindi noi che cosa possiamo fare rispetto alle cose che accadono, incluso il virus? Cercare di avere un atteggiamento di protezione, certo, ma protezione razionale, sì. Non simbolica, sì. non magica, non superstiziosa, insomma, se no non superstiziosa. Sì. Sono allora, d'accordo. Deve essere molto razionale. Quindi l'antidoto per tutte queste difficoltà che ci abbiamo, la paura di essere contagiati, la difficoltà a stare rinchiusi dentro casa, la difficoltà a uscire di casa, l'antidoto per tutte e tre queste fonti di stress, sì. che permangono tutte e tre anche adesso,
è appunto quella di cercare di capire la realtà, cercando di districarsi tra le tifoserie e cercare di avere un minimo di protezione rispetto a noi, ma non pensare di poter essere immuni, perché manco dentro casa sei tranquillo in realtà, no? Sì, quindi accettare accettare un minimo, questo non significa, adesso io non ascolterò, finita la telefonata io chiudo, sì. Quindi non ascolterò quelli che diranno ma questo vuole che tutti quanti vanno, cerchiamo di capirci. Sì, ma io ho capito tanto bene, penso che avranno capito, insomma, no? Ma sai, tante volte è un po' difficile, vero? Farsi capire. Non è facile per niente, poi tu lo sai, insomma, dovete ringraziare mia moglie, insomma. Quindi questo è, dobbiamo cercare di fare questo, non possiamo annullare il problema c'è, resterà finché non ci sarà appunto il virus, ammesso che lo trovino, perché non è detto, certo, che lo trovino, certo. Perché per esempio il virus dell'HIV non l'hanno trovato mai. Bravo. No, ma poi ci saranno altri virus in seguito, no? Dovremmo abituarci. Ci saranno altri virus. Ecco. Allora che cosa significa, no? Uno che ha una visione strategica delle cose e non corre dietro ai sondaggi, ma risolve i problemi, che cosa fa per esempio? Ti faccio un esempio, Maria. Ci sono 700.000 persone in pericolo di vita. Quando, non se, quando, perché succederà sicuramente, il Vesuvio si attiverà. Allora bisognerebbe prevenire, far sloggiare tutte quelle persone, che nessuno lo fa. Mi pare che sarebbe una cosa razionale. Sì. Invece di non far andare i bambini sull'altalena, capisci? Sì. Mi pare un pochettino più. Però nessuno parla di questo. Tutti parlano dei bambini sull'altalena. I bambini sull'altalena, di quelli che vanno sulla spiaggia, di quelli che si fanno il bagno. Sì, distanziati quando fai il bagno, distanziati per prendere il sole. Cose assurde. Distanziamo. Ma sì, ci distanziamo pure, per carità, io mica dico va bene, ma con un minimo di buonsenso, facendo affidamento sul fatto che la gente c'ha la testa, poi chi non ce l'ha la testa? Ma questo è il rischio di tutte le cose. Certo. Questo è il rischio di tutte. Quando tu vai per strada, parti dal presupposto che gli altri... Che può essere un matto ubriaco che ti viene addosso, quante volte è successo? Uno, capisce, appunto. Quindi voglio dire, allora che facciamo? Non scappiamo più di casa, ma no, perché è un terremoto, ma sì. Quello. Capito? C'è il terremoto, scappo dei fogli, c'è il virus, c'è il coletto. Mamma dire, mia, un po' di equilibrio. Allora, un po' di equilibrio, un po' di razionalità, calma. Calma soprattutto, sì. Non farsi prendere dalla voglia di perché non solo non serve, ma peggiora. Ci sembra che ci aiuti, ma in realtà peggiora la nostra condizione. Stare calmi è meglio sempre. Allora, calma, razionalità, cercare di capire, scremare le informazioni. E non farsi prendere dalla voglia di assoluto, perché l'assoluto non c'è. Adesso le cose vanno un po' meglio, speriamo che vadano sempre meglio, sì. Ci diamo una regolata, sì. E stiamo tranquilli, ragazzi, no? E se c'è da uscire, che si esca da casa. Usciamo, perché stiamo attenti, certo. Stiamo attenti, non bacio la prima persona che passa. No, non ci abbracciamo, non ci baciamo più nessuno. Magari la seconda sì. Dipende chi è. Dipende da com'è. E tanti auguri a tutti. Va bene. Saluti alla signora. Saluti alla signora. Grazie, ci sentiamo. Grazie, dottore. Grazie. Grazie allo psicologo, perché ce lo voleva questa mattina un po' di rassereniamoci, perché veramente se ne vede in giro.